Ciao a tutti, siamo qui a Mortora, una bellissima iniziativa, ci si può anche levare la mascherina, non è più obbligatoria, ecco. Allora, Margherita Carbone. Margherita Carbone, allora questa idea di creare la sezione ciechi in Penisola Sorrentina, com'è nata? Allora, è nata soprattutto dall'incitamento da parte del mio presidente provinciale, dottor Mario Mirabile, e anche da Gaetano Cannavacciuolo, che precedentemente era lui il referente di Sorrento e Castellammare. E quindi per stare più vicini ai soci abbiamo pensato di creare un presidio anche qui in Penisola Sorrentina. Quanti ce ne sono in Penisola, grosso modo, persone non vedenti, diciamo? Noi più o meno abbiamo un 40-50 persone, più o meno. Ci sono 50 persone? Sì, tra bambini, anziani e adulti. Ma ancora però questi sono numeri che noi diciamo abbiamo, però ci sono purtroppo ancora tante situazioni e noi vogliamo arrivare a quelle situazioni che sono ancora, che non conoscono l'associazione. Che sono anche gli ipovedenti. Certamente. Persone che magari, ecco, insieme si può stare meglio, sì, e si può affrontare molte cose. E qui ogni mercoledì ci sarà, sì, diciamo, presso la chiesa, in quel, dove la... Sì, presso una delle sale della chiesa di Santa Maria Galatea, qui a Mortora, l'apertura, diciamo, della sezione tutti i mercoledì dalle 16 alle 18. Complimenti per l'iniziativa. Presidente, una domanda. Si sta facendo qualcosa di più per i non vedenti? Cioè, ecco, una cosa che si potrebbe chiedere, anche sui monumenti storici mettere la scritta per Braille, diciamo, queste cose. Si può fare tanto. Le persone non vedenti devono essere considerate come cittadini, cittadini tra i cittadini, e c'è bisogno soprattutto che le amministrazioni rispettino quelle che sono le leggi vigenti. Noi abbiamo una legislazione che è all'avanguardia sulla disabilità, ma purtroppo poi tante amministrazioni non la rispettano, non la applicano come si deve. Ed è per questo che un presidio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sicuramente può far bene, può dare una mano, può stimolare le amministrazioni che sono su questo territorio così vasto, così bello, ma dove ci sono comunque delle situazioni comunque ancora di emarginazione, che cercheremo, grazie a Margherita e grazie a tutti coloro che vorranno darle una mano, cercheremo un attimo di risolvere. L'Unione Ciechi si prefigge proprio il compito di fornire servizi sempre e di avvicinarsi alle persone. 100 anni di storia, era arrivato il momento di arrivare anche in Penisola Sorrentina. Chiedere pure che i siti internet siano fruibili, accessibili. Quindi, diciamo. Con il rispetto, c'è la legge stanca, la legge 4 del 2004, che è molto spesso non viene applicato. Allora, noi per l'occasione Positano News si è già attivata, a giorni avremo la versione con la possibilità di lettura per i non vedenti. Questa è una cosa che faremo come giornale, speriamo che anche tutti i siti, tutti i comuni, certo, siano obbligati. Noi siamo per le strade, per la viabilità. Siamo pronti a verificarla, attenzione, perché noi abbiamo con i nostri, noi non ci poniamo contro le amministrazioni, ma dobbiamo lavorare insieme agli enti pubblici, insieme agli enti privati, eccetera. Quindi siamo pronti a verificare e a darvi anche dei suggerimenti per il sito di Pomigliano Duce. Assolutamente, per verificare se è tutto a posto, se c'è ancora qualche altra cosa da correggere. Idem per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive. Abbiamo un'apposita commissione tecnica che può collaborare con le amministrazioni. Siamo cittadini prima che disabili. Questo entra nel PEBA, giusto, Presidente? Nel PEBA. Esatto. Siamo cittadini prima che disabili. Non possiamo pretendere che tutte le strade debbano essere rifatte tutte da capo. Non è possibile. Però se si rifà una strada da capo, una piazza da capo, un edificio pubblico, lo si riprogetta, lo facciamo una progettazione for all che possa consentire a tutti di essere, di vivere, di fruire di quella strada, di quell'edificio. Grazie, grazie, grazie a lei. Buon lavoro, grazie.